Buondì a tutti! In questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questo abitino che io ho deciso di chiamare vestito Daphne. Per quanto riguarda il filato, ho utilizzato il filato che già ho utilizzato per altri progetti della Mistrico Filati linea Crazy Love. Questa volta ho optato per il colore mattone, un vestito veramente molto morbido, diciamo anche colorato con queste sfumature del tramonto. E per poterlo realizzare, vi dico già che questo vestitino è una taglia S. Io ho utilizzato due gomitoli. Del secondo me ne è avanzato un pochetto, quindi se siete una taglia S e volete fare il vestito più lungo non ci sono problemi. Se siete una taglia M vi dico comunque di andare a prendere anche un terzo gomitolo, perché temo che comunque non ce la fareste proprio a fare le maniche lunghe, ma potrebbero venirvi le maniche a tre quarti se prendete solo due gomitoli. Per una taglia L vi dico già tre gomitoli. In descrizione, come sempre, vi lascerò il link al sito Incentando con i Filati, da cui potete acquistare il mio stesso filato anche in altri colori, anche se devo avvisarvi che il colore oceano, cioè quello blu, e il colore mi sembra quello con la sola tonalità del verde, sono entrambi finiti, ma è rimasto questo colore, è rimasto il colore quello con lo sfumato arancione, ed è rimasto il colore quello con lo sfumato beige, che anche quello trovo veramente molto bello come colore. Io ho utilizzato il l'uncinetto del numero 5. Per quanto riguarda la lavorazione è semplicissima, mi avvicino per farvi vedere. Si parte dalla lavorazione in tondo, si parte da sotto e io ho optato per un tunto abbastanza forato perché volevo dare molto movimento a questo vestito. Ho lavorato questo motivo che si ottiene ripetendo 6 giri fino ad arrivare all'altezza sotto al seno. A quel punto sono andata a cambiare punto, passando a un punto più semplice che si ottiene realizzando un solo giro che va sempre ripetuto. E ho lavorato fino ad arrivare all'altezza degli scarfi, sempre in giri di tutto tondo, e poi sono passata a lavorare in giri di andata e ritorno per dividere la parte dietro dalla parte avanti, che sono poi andata a cucire queste due parti sulle spalle. Per quanto riguarda le maniche, ho deciso di optare per lo stesso punto qui, perché è comunque meno forato rispetto al punto qua sotto. Volevo proprio dare questo stacco tra la parte alta e la parte sotto. E poi l'unica cosa che ho fatto è stato rifinire il vestito con un semplice giro di ventagli, che è lo stesso punto che ho utilizzato per la parte alta del vestito, sotto un piccolo bordino. Come vi ho detto, voi potete fare il vestito molto più lungo, quindi potete fare, rispetto a me mi sembra che io alla fine ho fatto 6 motivi, potete andare a fare 7 motivi, 8 motivi per farvelo arrivare fino al ginocchio, quindi per averlo un po' più lungo. Io ho preferito fare corto perché così lo posso indossare anche sopra dei fusson, quindi come maxi maglia, quando non voglio indossarlo come un vestitino come lo sto indossando in questo momento. Quindi si tratta di una lavorazione veramente semplicissima, non ci sono problemi anche per chi è principiante, può realizzarlo in veramente pochissimo tempo e con molta facilità. Detto ciò, spero che anche questo vestito vi piaccia, che desiate realizzarlo, e se è così mi raccomando, poi mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul gruppo Facebook La libertà di uncentare e spiruzzare, nel quale vi dico già che il gruppo, che sapete, è stato fondato da Fegori, sta partecipando a un evento insieme ad altri gruppi. Ogni gruppo me ogni mese propone dei progetti, e il mese di gennaio è stato già proposto un progetto che è quello di fare delle presine particolari. Mentre noi aderiremo al progetto che faremo a febbraio, non vi svelo ancora quale, lo saprete a inizi febbraio quando andremo a far realizzare questo progetto, ma è sempre legato a qualcosa per la cucina. E ritornando al discorso di prima, detto questo, mi raccomando, potete taggarmi anche su Instagram, dove mi troverete sia come Elsa Faccio che come Uncentando con i Filati, se avete acquistato il mio stesso filato presso il sito Uncentando con i Filati o presso la merceria Coletti. E noi, come sempre, ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro vestito io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Filati linea Crazy Love. Questa volta ho optato per il colore del mattone, che è il numero, non vorrei sbagliarmi, 04. Allora, lavorerò con l'uncinetto del numero 5. Io ho montato 110 catenelle. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 10, quindi mi raccomando, per chi ha una taglia più grande o per chi vuole il vestito un po' più morbido, deve andare ad aumentare tenendo presente che il multiplo 10. Io direi, se lo volete soltanto leggermente, siete una taglia S, lo volete leggermente più morbido, basta aumentare 10 catenelle. Se siete una taglia M, andate ad aumentare almeno 30 catenelle. Se invece siete una taglia L, andate ad aumentare di 60, se non anche 70 catenelle. Detto ciò, possiamo iniziare a fare il nostro primo giro. Naturalmente la chiusura delle catenelle io l'ho fatta facendo una maglia bassissima. Allora,
E andiamo a fare il nostro primo giro, semplicissimo, consiste nell'alzarsi con una catenella, rientrare dentro la catenella di base e andare a fare una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, salto 4 catenelle di base, 1, 2, 3, 4 e ricomincio da capo, entrando nella quinta e andando a fare una maglia bassa. E di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, salto 4 catenelle di base, 1, 2, 3 e 4, entro nella quinta e vado a fare una maglia bassa. Continuo così quindi per tutto il mio primo giro. Sto per terminare il primo giro, ho fatto le ultime 5 catenelle, entro nella maglia bassa iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Prima di passare al secondo giro, contatevi gli archetti, dovete avere un numero pari, se vi trovate un numero dispari avete sbagliato, quindi dovete disfare. Quindi per poter tornare a iniziare il secondo giro andate a contare gli archetti di 5 catenelle e ne dovete avere un numero pari. Detto ciò, secondo giro, con una maglia bassissima mi porta all'interno dell'archetto di 5 catenelle e vado a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, 1, 2, 3. Prendo il filo, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione, prendo il filo, rientro e vado a fare altre 3 maglie alte, 1, 2 e 3. 2 catenelle, 1 e 2, vado nell'archetto successivo, entro dentro, potete entrare nella terza catenella o entrare normalmente solo nell'archetto e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2 e ricomincio da capo, quindi vado nell'archetto e realizzo 3 maglie alte, 1, 2, 3. Catenella di separazione, prendo il filo, rientro altre 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle, 1, 2, vado nell'archetto successivo, entro dentro e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, 1 e 2, e ricomincio da capo, facciamo un'ultima volta insieme, vado nell'archetto successivo e realizzo 3 maglie alte, 1, 2, 3, catenella di separazione, rientro altre 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle, 1, 2, vado dove ho l'archetto successivo, entro dentro e realizzo una maglia bassa, 2 catenelle, 1 e 2 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio secondo giro. Sto terminando anche il secondo giro, ho fatto la maglia bassa e le 2 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Terzo giro, vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, quindi 1, 2, 3. Prendo il filo, vado una maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Prendo il filo, vado nella maglia alta successiva e realizzo la mia terza maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho l'archetto di una catenella e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta. Vado nell'ultima maglia alta e realizzo una maglia alta. E ricomincio da capo. Quindi prendo il filo, salto tutte le catenelle, la maglia bassa, vado direttamente dove ho il primo gruppo di 3 maglie alte. E quindi andiamo a fare 3 maglie alte, una sopra ogni maglia alta. Quindi una, maglia alta successiva, 2,
maglia alta successiva 3 3 catenelle 1 2 3 vado dove ho l'archetto di una catenella e realizzo una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 vado dove ho le 3 maglie alte e realizzo 3 maglie alte una sopra ogni maglia alta quindi 1 2 e 3 prendo il filo salto tutto e ricomincio da capo andando a fare le mie 3 maglie alte quindi questo è quello che dobbiamo fare per tutto il nostro terzo giro sto terminando anche il terzo giro ho fatto l'ultima maglia alta entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima quarto giro con delle maglie bassissime mi porto dove ho la terza maglia alta mi alzo con una catenella rientro dentro e vado a fare una maglia bassa 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 vado direttamente dove ho la prima delle 3 maglie alte del gruppo successivo e realizzo una maglia bassa e ricomincio da capo 5 catenelle 1 2 3 4 5 vado dove ho la terza delle mie 3 maglie alte del secondo del gruppo successivo quindi qui e vado a fare una maglia bassa 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 vado dove ho la prima delle 3 maglie alte del gruppo successivo e realizzo una maglia bassa vedete devo fare questo per tutto il quarto giro quindi 5 catenelle 4 e 5 vado dove ho l'ultima del gruppo dei 3 maglie alte 5 catenelle 1 2 3 4 5 vado dove ho la prima maglia del gruppo successivo 5 catenelle vado dove ho l'ultima maglia del gruppo successivo e continuo così quindi per tutto il quarto giro sto terminando il quarto giro ho fatto le 5 catenelle entro nella maglia bassa e vado a fare una maglia bassissima quinto giro con delle maglie bassissime mi porto al centro dell'archetto di 5 catenelle e vado a fare mi alzo con una catenella rientro dentro e vado a fare una maglia bassa 2 catenelle 1 e 2 prendo il filo vado nell'archetto successivo e realizzo 3 maglie alte 1 rientro 2 rientro 3 catenella di separazione prendo il filo rientro e vado a fare altre 3 maglie alte 1 2 e 3 2 catenelle 1 e 2 vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa e ricomincio da capo 2 catenelle vedete io sto facendo il quinto giro che è uguale al secondo solo che stiamo alternando il motivo per questo i giri alla fine saranno 6 quindi continuiamo 2 catenelle vado nell'archetto successivo e di nuovo vado a fare 3 maglie alte 1 2 3 catenella di separazione prendo il filo rientro e 3 maglie alte 1 2 3 2 catenelle 1 2 vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa 2 catenelle e ritorno a fare le maglie alte quindi devo fare questo per tutto il mio quinto giro sto terminando anche il quinto giro ho fatto le 2 catenelle vado dove ho la maglia bassa e faccio una maglia bassissima sesto e ultimo giro con delle maglie bassissime mi porto dove ho la prima delle mie maglie alte e adesso posso iniziare il sesto giro e vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta una maglia alta sopra la maglia alta successiva una terza maglia alta sopra la maglia alta successiva 3 catenelle 1 2 3
Vado dove ho l'archetto di una catenella che mi separa i due gruppi di 3 maglie alte e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. Prendo il filo e vado a fare una maglia alta sopra ognuna delle 3 maglie alte. Quindi 1, 2 e 3. Prendo il filo e ricomincio da capo, quindi salto tutte le catenelle, la maglia bassa, vado direttamente dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una maglia alta sopra l'ultima maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho l'archetto di una catenella e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho le 3 maglie alte, realizzo una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi 1, 2, 3. Prendo il filo, salto tutto, vado direttamente dove ho la maglia alta e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio sesto giro. Sto terminando il mio sesto e ultimo giro andando a fare una maglia bassissima all'interno della terza catenella dopo aver fatto naturalmente le ultime 3 maglie alte. Quindi questo è il nostro motivo. Io adesso vi faccio rivedere un attimo il primo giro, giusto per ricordarvi com'è. L'unica cosa che dovete ricordare è che dovete alternare. Vedete, adesso io nel giro successivo, il mio motivo, se così lo vogliamo definire, capiterà qui. Quindi ripartiamo dal primo giro e andiamo a fare delle maglie bassissime fino a ritrovarci dove abbiamo l'ultima delle nostre maglie alte. Ci alziamo con una catenella, rientriamo dentro e facciamo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Andiamo sulla prima delle 3 maglie alte del secondo gruppo e andiamo a fare una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Andiamo sull'ultima maglia alta del gruppo successivo e facciamo una maglia bassa e così via. Quindi questo è il primo giro. Il secondo giro inizieremo facendo le 3 maglie alte, la catenella, le 3 maglie alte, giusto per ricordarvi un po' i giri. Comunque sono 6. Io adesso continuo in questa maniera, vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto il motivo e poi andremo a dividere la parte dietro dalla parte avanti, oppure no, anzi no, penso che arriverò fino sotto al seno con questo punto e poi cambierò il punto e vi farò vedere come fare. Poi naturalmente superato il se non andremo a dividere la parte dietro dalla parte avanti. Allora, io ho ripetuto il motivo per 5 volte, quindi 6 giri sono andata a ripeterli per 5 volte e adesso mi sono fermata dove ho il giro con le maglie basse e le catenelle per poter andare. Sono arrivata quindi sotto al seno e adesso andremo a cambiare il punto. Per cambiare il punto andremo a fare in questa maniera. Realizziamo 3 catenelle che sono la prima maglia alta, prendo il filo, rientro nella stessa maglia di base e vado a fare un'altra maglia alta, catenella di separazione, prendo il filo, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte, 1 e 2. Prendo il filo, faccio una catenella di separazione e ricomincio da capo. Vado dove ho la maglia bassa e vado direttamente a fare 2 maglie alte, 1 e 2. Catenella di separazione, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte, 1 e 2. Catenella di separazione e ricomincio da capo, quindi vado direttamente dove ho la maglia bassa, quindi salto le catenelle e di nuovo vado a fare 2 maglie alte, 1 e 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1 e 2. Catenella di separazione, ricomincio da capo. Vado a fare questo per tutto il mio primo giro.
Sto terminando il primo giro e vado dove ho fatto la catenella di separazione nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Allora adesso noi facciamo il giro, questo giro lo ripeteremo sempre. Io arriverò fin sopra il seno, quindi poi quando farò lo scalfo per dividere la parte dietro e la parte avanti, e vi faccio rivedere come fare giustamente il giro, visto che abbiamo una base diversa. Con delle maglie bassissime mi porta all'interno dell'archetto di una catenella. E a questo punto vado a fare il mio ventaglio, quindi 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro, seconda maglia alta, catenella di separazione, rientro, altre 2 maglie alte, 1 2, catenella di separazione, ricomincio da capo andando nell'archetto di una catenella del ventaglio successivo e andando a fare di nuovo il mio ventaglio, 2 maglie alte, catenella di separazione, si rientra, altre 2 maglie alte. Quindi io adesso continuerò a fare questo giro, vi dirò quante volte l'ho ripetuto. Secondo me 4-5 volte bastano, visto che comunque sto lavorando con un filato grosso e con l'uncinetto il numero 5, e poi faremo la divisione dalla parte dietro e dalla parte avanti. Allora, ho ripetuto il giro per un totale di 8 volte, quindi 3, 6, 2, 8. Poi sono andata a contare i miei ventagli. Ne ho un totale di 22 e quindi ne ho messi 11 dietro e 11 avanti, andando a mettere il marcatore tra il primo e l'ultimo ventaglio avanti e dietro, sia da questa parte che da quest'altra parte. Adesso continueremo sempre con la lavorazione dei ventagli, ma vi farò vedere come iniziare e come terminare e ripeteremo sempre lo stesso giro. Come potete vedere, io qui ho il marcatore, quindi vado a iniziare a lavorare, perché non ho spezzato il filo, vado a iniziare a lavorare il mio ventaglio, quindi lavoro normalmente, vado facendo delle maglie bassissime fino ad arrivare all'archetto di una catenella del ventaglio e qui lavoro il mio ventaglio, quindi 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro, maglia alta, catenella di separazione, rientro, altre 2 maglie alte, 1 e 2, catenella di separazione, vado direttamente nel ventaglio successivo e vado a fare il mio ventaglio. Continuo così fino ad arrivare alla fine del giro, vi farò vedere come terminare il giro e poi come si rinizia, e poi vi farò sapere quante volte ho ripetuto il giro sia avanti che dietro, quanto sono andata a cucire e come fare le maniche. Sto arrivando, quindi vedete dove ho il secondo marcatore, ho fatto la catenella di separazione, quindi entro dentro e vado a fare il mio ventaglio, quindi 2 maglie alte, catenella di separazione, rientro, altre 2 maglie alte. Ho terminato così il mio giro, adesso vado a girare la lavorazione. Girata la lavorazione, ricomincio da capo, quindi con delle maglie bassissime vado dove ho l'archetto di una catenella del ventaglio e vado a fare il mio ventaglio, quindi 2 maglie alte, catenella di separazione, rientro, altre 2 maglie alte, catenella di separazione, e ricomincio da capo andando nel ventaglio successivo e facendo il mio ventaglio. Quindi questa è la lavorazione, io continuo a lavorare, vi dirò alla fine quanti ventagli ho fatto, quanti giri ho fatto, e farò la stessa cosa anche dietro. Terminato anche dietro, cuciremo le spalle e andremo a fare le maniche. Allora, sono arrivata a fare lavorare per fare la mia manica. Lavorerò sempre con l'uncinetto del numero 5, lavorerò lo stesso punto che ho utilizzato per fare la parte alta del vestito, solo che tra i ventagli non andrò a fare catenelle di separazione, ma vi faccio vedere come. Allora, mi aggancio sotto allo scalfo, qui, vedete, qui è dove ho fatto la cucitura della spalla, quindi mi aggancio qua sotto e vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, quindi 1 2 3, prendo il filo, rientro, seconda maglia alta, catenella di separazione, e rientro, altre 2 maglie alte, 1 e 2, prendo il filo, vado direttamente qui dove ho la terza catenella della maglia alta e di nuovo vado a fare 2 maglie alte, 1 e rientro, 2, catenella di separazione, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte, 1 e rientro, 2,
prendo il filo, questa volta salto la maglia alta, vado in quella successiva, sempre questo orizzontale, ed entro sempre nella terza catenella e di nuovo vado a fare le mie due maglie alte, la catenella di separazione, rientro altre due maglie alte. Come sempre, per quanto riguarda la manica, voi dovete capire un po' nel primo giro se dovete andare a allargare un po' la lavorazione, se dovete stringerla, a seconda di come volete che vi venga la manica, stretta, larga. Per me non devo fare né aumenti né diminuzioni, lo scalfo che ho fatto è perfetto, quindi lavorando così, vedete, non allargo né stringo la lavorazione ed è perfetto per poter fare la mia manica. Comunque io continuerò a lavorare in questa maniera, vi dirò alla fine quanti ventagli mi sono usciti e vi farò vedere quindi quando ho terminato il giro quanti ventagli ho fatto e poi io continuerò a lavorare sempre lo stesso punto per tutta la manica. Naturalmente se voi volete fare la manica a sbuffo, cioè che si allarga, non potete fare in due modi: o andate a mettere le catenelle di separazione tra i ventagli, ma in quel caso vi verrà più forata. Se invece volete che si allarghi ma la volete comunque compatta, andate ad aumentare le maglie alte, da 2 passate a fare 3 maglie alte, catenella di separazione 3 maglie alte. Se ne fate 4, a quel punto dovete fare un giro dove fate 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte. E nel giro successivo potete andare a fare 4 maglie alte, 2 catenelle, 4 maglie alte. Questo, ripeto, se volete che la manica si vada ad allargare. Io lavorerò senza fare aumenti, voglio che la manica questa volta sia dritta in modo tale da poter indossare anche sotto dei cappotti che hanno i polsini e quindi lavorerò normalmente. Adesso continuo così, vi dirò alla fine quanti motivi ho fatto e come chiudere il giro. Allora, sto terminando il giro andando a fare una maglia bassissima all'interno della terza catenella. Io come ventagli ne ho fatti 8 e per me vanno benissimo e adesso continuo a lavorare sempre nella stessa maniera. Vado a fare delle maglie bassissime fino a trovarmi all'interno dell'archetto di una catenella e vado a lavorare le mie 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta. Rientro un'altra maglia alta, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, quindi sempre lo stesso giro. Prendo il filo, vado direttamente nel ventaglio dell'archetto successivo. Alla fine vi dirò quante volte ho ripetuto il giro. Una volta fatto ciò, io credo che la mia maglia sarà terminata. Non andrò a fare alcun tipo di bordino, né intorno allo scalfo né intorno alla parte inferiore del vestito. Ho terminato la prima manica, alla fine ho ripetuto il giro per 28 volte, adesso vado a fare la seconda manica. Sono ancora un attimo indecisa se farò un bordino, dipende un attimo, non nello scollo, lo scollo lo lascio così come è venuto, ma forse vado a fare un giro di un bordino di ventagli sotto al vestito. Devo ancora un po' decidere, per adesso vado a fare la seconda manica, riproverò l'abito e poi deciderò. Dopo aver fatto entrambe le maniche, alla fine ho deciso di fare un bordino sotto al vestito. In realtà ho fatto soltanto i ventagli, vedete i ventagli, separati da una catenella. Ogni ventaglio l'ho fatto dove ho fatto la maglia bassa. Per il resto non ho fatto più alcun tipo di bordino, vedete lo scollo l'ho lasciato così com'è e anche le maniche le ho lasciate così come sono. Quindi alla fine il mio vestitino è terminato.